La qualità della relazione si basa sulla capacità di immedesimarsi nell'altro. A 45 anni non ha ancora capito cosa vuole fare da grande. O il medico, lo scienziato pazzo. Se noi colleghiamo due cervelli umani, il nostro macchinario leggerà il pensiero. Puoi venire un attimo? Voglio solo vedere se funziona una cosa. Oh, cazzo! Oh! Sei Andrea, sì? Sofì, non so come sia successo. Dovrebbe solo trasmettere i pensieri. Cazzo, sembra che abbia scambiato proprio tutta la mente. Oh, cazzo, c'ho la figa. Tu noti qualcosa di diverso di me? Dai una mano, stico. Diamo il nostro buongiorno oggi a Sofia Valente. Mamma mia, che cosa sei? Molto elegante, complimenti. Una giornata di merda. Ma io ho una relazione con la mia babysitter. E che mo chiede a me? Michele, sono io Andrea. È tutto sbagliato! È tutto molto sbagliato, ce ne rendiamo conto? Hai portato tutti i nostri conti da un avvocato divorzista. Ma che ne sai, scusa? Ho visto come un flash, un tuo ricordo. Io non ci voglio stare con una che appena può mi gira le spalle. Ma che vi ha preso? Siete l'unica coppia decente che io conosca, l'unica. Non vedete più l'immagine bella che avevate dell'altro? Mi manca. Manca come eravamo. Cazzo, voglio rimanere donna. Riuscirà il nuovo trailer ad entrare in classifica? Al decimo posto, The Circle. Al nono posto, Guardiani della Galassia volume 2. All'ottavo posto, Cars 3. Al settimo posto, La cura del benessere. Al sesto posto, Fast and Furious 8. Al quinto posto, Il giorno più bello. Al quarto posto, Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar. Al terzo posto, Dunkirk. Al secondo posto, Ghost in the Shell. E al primo posto, La bella e la bestia. E questa è la classifica aggiornata. Per vedere se la classifica cambierà, non perdetevi i prossimi trailer. E per saperne di più su questo film, visitate il nostro sito blog.screenweek.it. Ciao!